E benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video e questo è l'ultimo video per quanto riguarda la collaborazione insieme al sito BBCraft, che ringrazio ancora moltissimo. E come già vi ho detto nei scorsi video, che andremo a fare un'altra volta un braccialetto, però diverso dal solito, dove andremo a utilizzare tutte queste perline. Quindi, che ne so, prima metto questa, poi questa, poi questa, cioè una diversa da un'altra, oppure due insieme, due uguali, poi due uguali, insomma, poi vedo come mi viene, come a fantasia mia. Poi dopo andremo a utilizzare ovviamente gli charms, quindi questi pendenti qua, per fare il braccialetto, questa volta gli uccellini, e andiamo a fare questa tipologia di bracciali. Allora, come vedete già qui, senza che ve lo stavo a far vedere, tanto ve l'ho fatto vedere tante volte, sono andata a fare due nodi e più sono andata a mettere il gancetto questo qua. Poi alla fine lo vedrete, perché lo andremo a mettere anche alla fine. Quindi iniziamo subito. Adesso io vado a mettere le perline, quindi allora faccio, casomai posso fare, adesso vediamo, perché le perline sono grandi, io ne metto due e poi metto il pendente, oppure ne metto due e poi metto il pendente, oppure ne metto tre, adesso vediamo se due o tre, credo più due. Allora, dato che ne metto due, facciamo due uguali dello stesso colore e poi un altro, altre volte, cioè, aspettate, ve lo spiego meglio. Allora, ce la faccio infilare, ok. Ah, vedete, adesso io qua ne ho messe due. Ok, andiamo a mettere il pendente, dopo ne metto altre due con due colori diversi. Quindi, adesso noi scegliamo il nostro pendente, ovviamente quelli piccolini, perché quelli grandi è più per le collane o i bracciali. Allora, quindi come pendenti, allora come pendente, fa vedere se questo non è tanto grande, no, questo va bene. Andiamo a mettere questo come primo pendente, questo uccellino qua. Quindi prendiamo i nostri lamellini, ci aiutiamo sempre con le solite pinze, con le nostre pinze, queste sono tutte attaccate. Vabbè, qui devo levare, ok, quindi andiamo a aprire il cerchietto, leviamo quest'altri, ci infiliamo il pendente, eccolo qua, e poi lo chiudiamo per bene, così non va perso. Mi aiuto con la pinzetta, perché sennò non ce la faccio. E adesso qui andiamo a infilare praticamente un elastichino, ok, eccolo qua, qui al contrario ma uguale, insomma, eccolo qui, quindi l'abbiamo messo. Poi adesso vado a prendere altre due perline. Andiamo a prendere queste qui, che è un rosa antico, pare, boh, una roba del genere, boh, non so spiegare. Andiamo a mettere altre due. Quindi andiamo a prendere, vediamo questo se va bene, o troppo grande, no, va più che bene. Andiamo a mettere questo qua, uccellino questo qui. Quindi riprendiamo il gancetto, il cerchietto, andiamo ad aprire, ok, mettiamo, aiuto, lo chiudiamo, perfetto, ecco, casca, tanto ho le mani bucate, cardai, vedi, ve l'ho detto che ho le mani bucate. Allora andiamo a infilare qua, ok, perfetto, ecco qua. Allora, adesso vedete, sono troppi attaccati, adesso cosa faccio? Cambio e metto tre perline, ne faccio da tre. Quindi adesso
Cioè potete giocare con le perline, potete mettere due, poi il pendente oppure quattro pendente, poi fate tre, non è che deve essere tutto uguale, fate come vi pare, come può essere tutto uguale o diversamente. E siccome adesso ho notato che comunque sono troppo vicini i pendenti, adesso li faccio un po' più distanziati. Quindi prendiamo queste qui che non so che colore è, non lo so, una specie di grigio, boh. Abbiamo messo tre, andiamo a prendere un altro pendente. Questi sono troppo grandi. Ecco, questo qua. Andiamo a mettere. No, questo è troppo piccolo, però non va bene. Allora, questo è troppo grande. Voglio vedere questo. Sì, questo va più che bene. Eccolo qua, andiamo a mettere la rondinella, questa qui. Quindi riprendiamo il cerchietto. Ecco qua, li ho già un po' più distanziati. Adesso ne andiamo a mettere altri tre di quest'altro colore che è un viola, viola, un viola. Ok, altre tre le abbiamo messe. Andiamo a prendere. Cioè, questo qui ci sta bene, quest'altro. Ok, e adesso siccome siamo arrivati alla metà, quindi in mezzo, adesso metto altre tre perline e dopo poi vi dico. Adesso metto queste perline qua, bellissime queste. Allora, qua ne metto due invece perché siamo arrivati quasi alla fine del bracciale e stavolta come in mezzo del bracciale, diciamo che va in mezzo, lo metto uno più grande. Mettiamo questo qui, cioè questo che è un po' più grande, vedete anche più grande di questi qua, poi leggermente più grande. Ok, poi adesso metto altri due di queste, così qui partono uguali. Vado a mettere il tucano, questo.
Poi adesso ricominciamo con 3, quindi vado a mettere queste belle. Ok, sì, mettiamo l'ultimo pendente, andiamo a mettere questo qua, così li abbiamo fatti tutti diversi. Adesso mettiamo le ultime due perle e poi andiamo a chiudere il bracciale. Mettiamo queste qui gialle che sono rimaste. Bracciare dei vari colori e dei vari pendenti. Allora adesso io vado a fare il nodo e non sto a riprendere perché so ci metto gli anni, quindi non mi pare il caso che mi vedete a sbizzarrirmi a farmi il nodo, però comunque poi mettiamo insieme il moschettino, questo qua in fondo, dai. Quindi faccio il nodo e poi ragazzi, ecco qua. Allora il nodo l'abbiamo fatto, ne ho fatti due, vedete, bello grandino. Ok, adesso vado a mettere questo qui. Quindi andiamo a infilare qui dietro il filo. Ok, poi chiudiamo. A posto. Allora, dopo aver fatto questo, prendiamo i cerchietti. Ne prendiamo due. Allora. Uno. E due. Perfetto, quindi uno adesso lo andiamo a mettere qui dove c'è il buco qua. Questa è la parola adesso. Ok, quindi qui lo chiudiamo. Ok, poi intanto io apro questi, quindi andiamo a prendere il moschettone intanto, però noi riprendiamo il cerchietto, lo andiamo a infilare da quest'altra parte. Ok, senza chiuderlo andiamo a mettere il moschettone e adesso lo chiudiamo, se riesco a chiuderlo. Ok, perfetto. Poi tagliamo praticamente questi qui che non ci servono più, il filo in eccesso qua, anche di qua. Perfetto, e il braccialetto è pronto, cioè è proprio figo, cioè guardate la misura è giusta, scusate, aspettate, ecco la misura è giusta, vedete, si chiude fino a qua con tutti i pendenti, vedete, qua in mezzo ho messo quello più grande, cioè carino proprio. Adesso lo vado a chiudere, lo trovo meglio di qua. Allora, eccolo qua, qui, ok. Il braccialetto con i pendenti charms, diciamo, eccolo. Aspetta, cerco di metterlo di qua così, ok, eccolo qua, cioè veramente carino. Con tutte perline di tutti i colori, insomma, di quelli che c'erano, cioè veramente veramente carino. Infatti qui in mezzo, vedete, ho messo quello più grande. E quindi abbiamo fatto il braccialetto con perline colorate diverse, con i vari charms diversi, ovviamente a uccellino, però comunque diversi. Niente, io spero che comunque spero che questo bracciale vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un pollice in su sotto al video, se volete commentatemi. Io sotto al link vi lascerò il sempre sito del BBCraft, andate a vedere ragazze perché vi, guarda, conviene tantissimo, perché ci sono delle cosine veramente, guarda, sfiziose, carine, tanto. E io ringrazio vivamente
la ditta, insomma, BB Craft, l'azienda BB Craft, per avermi omaggiato di queste cosine, di avermi dato la possibilità comunque di collaborare con loro, dato che questa è la seconda collaborazione. E niente, che dirvi. Ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio, ciao!